Buonasera. Buonasera. Ma Renzi è ancora punto di riferimento? Diciamo di sì. Però con questi nuovi segretari che potrebbero uscire, con Zingaretti molto probabile? Non c'entra niente la figura di Matteo Renzi con i nuovi segretari, se lei mi permette. Ma Renzi ci si crede sempre? Io sì. Come si dice, lui ha... Quando c'è una persona che fa quello che ha fatto lui, è un leader e dunque... Con Zingaretti ci certamente, ma una cosa non nega l'altra. Si segue sempre, nel senso è sempre punto di riferimento? Più o meno sì. Ma con Zingaretti come lo vede insieme? Ma ho le mie perplessità, grazie. È il miglior uomo politico del nostro paese e ce ne accorgiamo specialmente ora che abbiamo il governo degli incapaci. Però nel PD pare che insomma il suo posto lo prenderà Zingaretti come segretario. Ancora non è detto, il congresso è aperto. Zingaretti sembra avere, insomma, sembra andare per la maggiore. Ma in questo momento sta facendo le primarie, per cui è chiaro che è un po' più sulla ribalta, ma secondo me non ha i numeri per poter fare il leader. Anche perché alternative mi sembra ce ne siano veramente poche. Il PD sta andando molto Zingaretti in questo momento. A parte Zingaretti, insomma, per quanto mi riguarda, Renzi... Buonasera, si continua a credere in Renzi? Certamente. Bisogna tener conto che il partito ha bisogno di un profondo rinnovamento, un ricambiamento, certamente. Però l'esperienza di Re Matteo è stata importante, perché ha fatto capire al Paese che il partito esisteva, cosa che non è detto che nel futuro avverrà. Teme scissioni dopo nel PD, all'interno del PD? Boh, chissà, non lo so, ma sono qui proprio a sentire Matteo. Grazie. Non credo che lui abbia fatto tutto quanto ha fatto per poi crearsi un altro partitino, un altro dei soliti dal 5%, dal 3%, non credo. Ma si crede ancora in Renzi come protagonista della politica? Sì, ancora sì, dai. Sì. Dario Nardella anche. Anche Dario Nardella. Sì, sì.